Ciao. Allora, intanto poi ricordo che è la prima puntata dello YouTube Toro Show, super format, che faccio con Enghien Granato, Lorenzo Acuto e Paolo del Pibe del Toro, è in descrizione. La seconda puntata, dato che la cadenza è mensile, sarà a inizio aprile, fra poco tempo, inizio aprile, primissimi di aprile. Attenzione, la data ve la svelerò, ve la sveleremo nel video post partita di Torino Sassuolo, quindi mercoledì sera. Però rimanete sintonizzati perché vi assicuro che non sarà male, ve lo assicuro veramente. Torino-Inter 1-2. Allora, io devo dire che il Toro, grandissimo, perché sono riusciti nell'impresa questi giocatori, questa grandissima società, questi grandissimi rappresentanti di questa società che è il Toro in questo fantastico campionato 2021, sono riusciti a farmi incazzare per questa sconfitta. Nonostante io non avessi una, ma in questo caso veramente, come già avevo detto, non avessi una speranza, ma giuro di vincere. Sono riuscito nell'impresa di fare una prestazione che mi ha fatto veramente incazzare. Sono riuscito nell'impresa di fare una partita che, per come sono andate le cose, per il modo in cui l'hanno fatta, per la facilità con cui l'Inter, giocando malissimo, un Inter a mio avviso penosa, non è stato così, siamo riusciti a dare la partita all'Inter. Allora, il Toro entra in campo con rientrante Bremé, Selig in porta, Zoglianco, sulle fasce Vojvoda e Murru. Nicola decide di mettere non Linetti ma Baselli, Lukic e Mandragora, quindi centrocampo abbastanza di qualità, e davanti decide di mettere Verdi, Sanabria. Ok, non ho capito perché Bonazzoli in panchina, non ho capito se ha qualcosa, se non l'ha messo per qualche motivo ditemelo voi, sinceramente questa cosa io non l'ho capita, e ok. La partita fa subito capire come l'Inter, uno, non riesce a tenere il pallino del gioco, due, sia veramente una squadra in questo caso che non azzecca nessuna azione offensiva, nel senso che fa degli errori pazzeschi in avanti, e mentre invece il Toro devo dire che dal punto di vista dei singoli, visto dei giocatori che sono andati, andavano comunque abbastanza addosso agli avversari in fase di un possesso palla, e anche se non, senza creare nulla, quindi un non creare nulla da parte dell'Inter, un non creare nulla da parte del Toro, e questo è andato addirittura sopra le mie aspettative, sinceramente, come cosa. Finisce il primo tempo con la traversa da due passi di Lianco, perché ormai noi siamo abbonati a questa cosa che se abbiamo la porta lì libera non facciamo gol, cioè a un metro dalla porta, come già era successo a Crotone con, mi pare, Iz, eccetera. Abbiamo la palla lì, abbiamo l'occasione, perché noi, chiaramente, noi possiamo permettercelo di non fare gol, di prendere traverse da due passi, perché tanto ne creiamo fiocchi di occasione, fiocchi, come la neve a Praga, fiocchi. E Lianco da lì sbagli per prendere la traversa. Vabbè, ma uno potrebbe dire errore. Io su queste cose qua non mi sento neanche obbligato di puntare, perché comunque un errore, come si dice, grossolano, ok? Vabbè, diciamo che questo, ok. Fece il primo tempo 0-0 con l'Inter che non mi pare abbia creato veramente nulla, un Toro che è riuscito nei singoli a comunque andare abbastanza a, diciamo, pressante, grintoso e a chiudere anche abbastanza bene i varchi. E finisce il primo tempo. Il problema del Toro rimane sempre lo stesso, che c'è nel primo tempo che nel secondo, ovvero che noi abbiamo un'incapacità totale di palleggio e una necessità di passare la palla indietro, non sapendo come sviluppare il possesso palla dal centrocampo in su. Cioè, nel senso, veramente, noi arriviamo fino a, io vorrei che voi questa cosa la notaste e mi deste manforte. O mi diceste, io vorrei, questo, perché questo è il focus. Tutte le cose perché dico prima o dopo non importa, ma il focus mio è questo. Allora, una squadra, il Toro, una squadra che, per piacere, ditemi cosa ne pensate, arriva a centrocampo con il centrocampista X, che può essere Lukic, Baselli, Mandragora, ha queste due povere punte, non è pure da dire che siano Sanabria, Zaza, Belotti, Bonazzoli, Verdi, che, cioè, sono lì davanti, che si vedono questi centrocampisti che avanzano, loro sono lì da sole, gli danno la palla ai centrocampisti, ricevono, per dire, lo Zaza di turno, il Belotti di turno, o il Sanabria di turno, il Verdi di turno, riceve la palla e non può fare altro che darla indietro. Ma perché dico questo? Perché tanto non c'è nessun centrocampista che tenta l'infilata, che tenta l'incursione, nessuna fascia che scatta. Cioè, il problema è un problema, oltre che di, appunto, tecniche, ma anche proprio di atteggiamento, un problema di strategia. E la colpa è di Nicola, raga, perché basta con questa storia che non si può dire niente su Nicola. Cioè, noi non vogliamo, non è che non, perché prima dello riuscire c'è il tentare, non tentiamo nemmeno.
Datemi man forza su questa cosa, oppure contestatela, ma focalizziamoci su questo, nei commenti e nelle cose. Non cerchiamo nemmeno di sviluppare un'azione offensiva, cioè non cerchiamo nemmeno di farlo, perché appunto c'è questa necessità di andare magari dalla fascia, poi tornare indietro sul centrocampista, che la ripassa indietro e si va sull'altra fascia, e pur di tenere la palla, la passiamo indietro. Cioè io sta cosa ho notato in questa partita, mi è venuta in mente questa cosa. Noi pur di alzare un po' il possesso palla, noi diamo la palla indietro perché davanti non si riesce veramente a fare nulla, non c'è veramente un minimo ponte. E non sto dicendo che bisogna fare un'altra tattica. Vuoi fare il 3-5-2? Fa il 3-5-2. Ma porca puttana, è successo una volta nel primo tempo che Murru facesse un'infilata. E infatti stava per andare, non dico in porta, ma quasi. Se no non succede mai. Cioè è un continuo attacco con queste due, ripeto, povere punte, tra virgolette, che giocano sempre solo spalle alla porta. È normale che se si fa così non si può riuscire a fare un'azione offensiva, è normale, è normale. Vuoi passare dalle fasce? Va bene, allora fai. Dai la palla alla punta che torna, mentre l'altra è su, la dà ancora indietro e mi può anche andare bene, ma a quel punto però almeno una delle due mezzale mi va davanti, almeno una delle due fasce va davanti, perché se no non si può, perché se no c'è uno schiacciamento fra il reparto di difesa del centrocampo e le punte. Si schiacciano e poi si riallargano, col centrocampo che rimane basso. Cosa serve, raga? Io non ho fatto corsi, non sono neanche così interessato in realtà alla strategia, alla tattica, non è che mi guardo i siti, le cose, i video, però veramente, ma sono cose che saltano all'occhio. Poi è emblematiche di questa cosa, del fatto che si passa la palla indietro, è stato Janko quando ha saltato nel secondo tempo due uomini dalla difesa e è arrivato fino a centrocampo, quindi c'era una superiorità numerica, e lui l'ha ridata indietro. Cioè Janko era in difesa, ultimo uomo, ne salta due, io ho detto, oh, ok, va bene, benissimo, quella cosa che sa fare. E l'ha ridata indietro tipo Izzo, una cosa scandalosa, scandalosa. Quindi, nel secondo tempo cosa è accaduto? Il rigore di Lukaku. Allora, io in quel momento lì ho avuto un imprevisto, non so riuscito, proprio non sono riuscito a vedere bene il replay, l'ho visto solo una volta. Sono andato un attimo di là, sono tornato, proprio un secondo, ho visto che era rigore, ho visto il replay ma solo da un'angolazione. Tutti quanti dite che Izzo ha fatto una pazzia, non questa cosa purtroppo non posso giudicarla, ho visto solo Martinez che facevo un movimento strano con le gambe e mi sono focalizzato su quello perché non volevo che si fosse fatto male. Non ho neanche visto Izzo si è tirato una gambata. Mi pare di sì, ma prima di fare un commento preciso vorrei rivederlo. Non l'ho trovato in questo momento su internet per rivederlo, quindi, però tutti parlate di una pazzia di Izzo. A questo punto vi credo. Izzo che poi non riesce a marcare Lautaro Martinez che fa quel colpo di testa per il 2-1. Izzo è basso, però voglio dire, vabbè ragazzi, allora l'Inter non ha fatto fino a quel momento nulla, non ha fatto un cazzo l'Inter, solo sbagli, tacca il rigorino, gol. E ok, Sanabria è stato bravo a fare un altro gol in due partite, ok, e vi posso dire una cosa che vi sconvolgerà: in quel momento lì, non, diciamo che non l'avrei messo un momento, ma sinceramente a quel punto lì, cercando chiaramente di andare a vincere, cosa che non abbiamo fatto, questo lo contesto, ma a quel punto lì, un punto a casa, in questo caso giunto a quel punto della partita contro l'Inter, con questa annata, eccetera, sinceramente, ripeto, non sto dicendo che punto a quello, ma a quel punto lì, in cuor mio, dicevo, vabbè, pigliamoci sto punto, mettiamola così, giunti a quel momento, proprio perché pensavo che l'Inter sarebbe stato una sorta di asfaltato, però comunque volevo cercare di vincere, e comunque mi fa incazzare il fatto che non abbiamo avuto l'atteggiamento per cercare di vincere, ripeto. E poi che succede? Che il Toro, appunto, non è che crea chissà cosa, ha preso la traversa con gli angoli, Paolo traversa il cazzo che non passo, poi non ha più fatto, credo, un cazzo a parte il gol. Belotti, non ho capito perché, tra l'altro Nicola l'ha messo gli ultimi 5 minuti, mentre gli ultimi 10, l'ultimo quarto d'ora, no, l'ha messo dopo il 2-1, tipo all'80, al 90esimo, all'85esimo, non so veramente che senso ha, poi tra l'altro metti Zaza, non metti Bonazzoli, vabbè. Verde come al solito totalmente impalpabile, veramente non lo so, un problema sicuramente anche di strategia come ho detto, però ragazzi è veramente incredibile. E a quel punto abbiamo il 2-1 dell'Inter. Cross di non so chi cazzo con Lautaro Martinez che fa un bellissimo movimento sul secondo palo, cioè lui riesce ad allontanarsi, va sul secondo palo, si eleva di testa e la butta sul palo più lontano con un Izzo che. Con un, sì, con un Izzo che non riesce a marcare con un Sirigu che non lo so, raga, cioè forse poteva fare di più, non lo so. Comunque è veramente una sconfitta che mi fa. E sono riuscito dell'impresa di farmi incazzare. Per questa sconfitta, che per me era assolutamente preventivabile, però come al solito, 2-1 all'85esimo, partita che sembra in qualche modo messa a posto, e poi l'ultimo ce la metto in culo. Ragazzi, io, a parte le tre vittorie, a parte la sconfitta a Roma, dove c'era l'espulsione di Singo, che lì ce l'ha rubata, sinceramente, perché non c'era l'espulsione, ma comunque la Roma è più forte, a parte la sconfitta di Milano, netta 2-0 a Milano contro il Milan, di queste quante partite abbiamo fatto? 25. Di queste 25 partite che abbiamo fatto, 24, diciamo 25, di queste 25 partite che abbiamo fatto, tolte 5, 20 partite fra pareggi e sconfitte.
un incubo ogni partita, uno stress ogni partita, una cosa veramente incredibile. La colpa è di tutti, la colpa è anche di Nicola, ragazzi, anche di Nicola, perché bisogna dire le cose come stanno, perché Belotti lo potevi mettere prima e soprattutto perché l'atteggiamento, potevi mettere Bonazzoli, ma questa è una cosa laterale, ma soprattutto l'atteggiamento di una squadra non può essere così, perché una, cioè, che sia l'Inter, che sia Verona, che sia, una squadra che non tenta nemmeno di creare azioni offensive, le azioni offensive le fai con gli uomini davanti e non creare densità in avanti, se non tenti nemmeno di fare questo, puoi anche essere Real Madrid o Barcellona, ma non vincerai mai le partite. Quindi un sonoro vaffanculo. Ci vediamo al video di Torino Sassuolo, mi raccomando, guardate il link YouTube dello show prima in descrizione, è la seconda puntata con un grande ospite, la seconda puntata dello YouTube dello show, vi svelerò la data che sarà comunque inizissimo aprile, ve la svelerò mercoledì sera per il video di Torino Sassuolo. Ho detto tutto? Non lo so, può essere, e comunque sia ragazzi, io vi giuro che non ce la faccio più questa cosa, sto facendo questo video col sorriso perché non ne so neanche più sviluppare rabbia, anche se sono incazzato, è una cosa, non ho più parole per questo, non ho veramente più parole, ciao.